cuore di Roma, come sta città. Ai 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 ai, cuore di Roma. Campidoglio, stiamo arrivando! Giallo rossa, rossa come il cuore, gialla come il sole. Roma, Roma è rossa, giallo rossa, rossa come il cuore, gialla come il sole. Mamma, io ti ringrazio di essere nato qua. Mamma, io ti ringrazio. Mamma, io ti ringrazio di essere nato qua. Mamma, io ti ringrazio. Questa è la gente mia, questa è la città mia. Senza ipocrisia, questa è la famiglia mia. Non so tifoso da stadio, parlo di Roma città e me la canto e sono orgoglioso di essere nato qua. Io sono cresciuto in Babilonia, millenni di storia e di infamità. Guardi i politici pazzi ancora stanno a comandare. Ma tanta gente di cuore altro c'è sta. Che prima o poi si Compagni, guardate bene questo corteo e che lo guardi bene tutta la gente. Qua non ci sono solo migliaia di persone, qua c'è il futuro che avanza, qua c'è la speranza del paese che avanza, qua avanza la fine di questo regime neonazista, marcio e corrotto. Noi siamo il futuro, loro sono alla fine. Sapete perché? Con i loro soldi possono comprare molte cose, loro possono manganellarci, picchiarci, possono incarcerarci, possono condannarci, ma c'è una cosa che non possono fare, non possono comprarci, non possono e non potranno mai spezzare il nostro coraggio. Il futuro è nostro, loro sono il vecchio che muore, noi il futuro che avanza. Roma libera! Roma libera! Roma libera! Roma libera! Gagabur Cacciara, il centro di Roma, il centro della civiltà, e questa è la civiltà. Allora, proviamo a far capire a Tronca, al commissario, ai suoi subcommissari, al PD che ha messo in ginocchio questa città, alla destra, quella fascista di Alemanno, quella ripulita di Marchini, a chi prova a scimmiottare i movimenti dal basso. Proviamo a raccontare a queste persone innanzitutto che quando diciamo che Roma non si vende, siamo migliaia, e se siamo con la testa a metà di via Cavour e la coda ancora deve uscire da piazza Vittorio, vuol dire che queste migliaia sono tante. Sono tante e hanno risposto a una chiamata per dire che Roma non si vende, sì, che Roma non si arrende, certo, ma anche per dire che Roma vuole decidere, vogliono decidere i territori, si vuole costruire una nuova proposta. E oggi ascolta, dico, reprimendo chi da solo denuncia e combatte sti fatti, sa bene che significa emarginazione, esattamente quanto costa un centro sociale. E oggi l'andiamo a raccontare per queste strade. Ieri l'abbiamo raccontato in decine di territori. Il 9 aprile torneremo nei territori, continueremo a crescere. Oggi andiamo a prendere il Campidoglio per fare un'assemblea. No!
però vi voglio fare una proposta. Allora oggi andiamo a fare un'assemblea, poi nei prossimi 5 anni continuiamo a costruire reti, comuni dal basso che si riappropriano del potere decisionale, e tra 5 anni Roma la governiamo noi dal basso. Ce la riprendiamo pezzo su pezzo, in maniera sempre più larga, dai territori che si battono e che si riprendono cultura, socialità, spazi, democrazia. Questa è Roma non si vende, questa è la parola che oggi viaggia su i passi per queste strade. Queste strade! Corre, corre, guaglio, io, io! Corre, corre, guaglio, corre, corre, guaglio, io, io! Giù le mani dagli spazi sociali! Giù le mani! 19 marzo, Roma, una città grigia, una città commissariata, una città militarizzata per l'enorme antiterrorismo, una città nella quale decide un commissario imposto da un governo che nessuno ha eletto, il commissario di Expo a Milano, il commissario della più grande speculazione degli ultimi anni, decide che in base a quello che dice la Corte dei Conti bisogna privatizzare, bisogna tagliare, perché Roma deve risanare 13 miliardi di debito pubblico accumulati per gli interessi dei soliti speculatori, dei soliti palazzinari di merda. Ecco, oggi in mezzo a quel grigiore siamo tornati in piazza con i nostri colori a migliaia di migliaia. Qui siamo su via Cavour, la coda del corteo deve ancora muoversi da piazza Vittorio. Oggi ci riprendiamo il diritto di decidere su Roma, non i governi non eletti, non i commissari, non la Corte dei Conti, ma Roma decide di Roma. Andiamo al Campidoglio per dire questo, per dire che chiunque sarà il prossimo sindaco a governare questa città sarà commissariato, sì, ma sarà commissariato da noi, sarà commissariato dagli studenti, sarà commissariato dai precari, sarà commissariato da chi dal basso si riprende i diritti che ci vengono negati. Decide Roma, decide la città, dai è forte! Solitario nella notte va, se lo incontro i gra... Allora, volevamo dire questo in maniera chiara, se non si fosse capito. Se verrete a sgomberarci, ci troverete pronti a difenderci. Se volete ridurre, chiudere i servizi, ci troverete pronti a difendere quelli che sono diritti per tutti e tutte noi. Se proverete a sfrattare, a sgomberare case occupate, ci troverete lì per difendere il diritto all'abitare. Insomma, vi volevamo dire che noi non facciamo un passo indietro, siamo qui e siamo pronti a difendere i nostri diritti. Ma oggi diciamo anche che non ci limiteremo a difenderci, oggi ci muoviamo, oggi attacchiamo verso il futuro e oltre. Solitario nella notte va, se lo incontri gran paura fa, il suo volto ha la maschera tigre. Tigre, tigre, misteriosa la sua identità, è un segreto che nessuno sa, chi nasconde quella maschera. Tigre, 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 è l'uomo tigre che lotta contro il male, combatte solo la malvagità.
è grande la bontà, ma col nemico non ha pietà. Tutti sanno che è invincibile, lui sul ring è formidabile, nella lotta è temibile il tigre. Tigre. Guardala la città che non si arrende! Guarda la città che non si arrende! A Roma stiamo vedendo un piano ben preciso che nessun politico ha il coraggio di assumersi, perché parla di licenziamenti di massa, di chiusura degli asili nido, di privatizzazione dell'acqua, di sgomberi delle case e degli spazi sociali. Per questo il governo Renzi ha commissariato la città, ha messo tutto il potere nelle mani di un poliziotto, dei magistrati, e questo non lo dice nessuno! Ancora una volta in questa città i centri sociali si sono assunti la responsabilità di costruire l'unica opposizione sociale. Oggi questa piazza parla il commissario Tronca, parla i giornali che ci chiamano abusivi, parla i blog che vanno a fare le foto dove noi attacchiamo i manifesti, ma soprattutto parla il governo Renzi. Oggi la città scende in piazza e dice che c'è bisogno di politica, che la politica non si fa nelle primarie, non si fa nelle gazze varie, non si fa soltanto sui voti virtuali, la politica si fa nelle lotte, la politica siamo noi, la politica è questa piazza. State attenti perché tutti insieme famo paura. Tutti insieme famo paura, tutti insieme famo paura, tutti insieme famo paura. E tutti insieme siamo bellissimi, siamo bellissimi! E un'altra cosa vogliamo dirla chiara. Il mare non si trivella! Città è una città strana, è una città che vorrebbe dire un pezzo di questa città, vorrebbe raccontare che non esiste più quella divisione tra sfruttati e sfruttatori, ma oggi a Roma esiste solo chi ha la spugnetta e chi non ha la spugnetta in mano per pulire. Bene, oggi queste strade dicono in maniera molto chiara che esiste ancora dal basso una rete fatta di solidarietà, fatta di mutualismo, fatta di cooperazione, ma anche fatta di sogni, immaginazione e proposte.
Questa è una rete formidabile che va dagli spazi sociali ai collettivi, dalle associazioni ai lavoratori e alle lavoratrici che mandano avanti i servizi e i diritti in questa città, che parla di socialità, di cultura. Tutto questo oggi in piazza e racconta che ancora esiste un conflitto in questa città, ma questo conflitto costruisce una proposta per questa città. Dice: Roma non si vende, e dice anche che Roma non si arrende, e dice anche che da oggi è la città che decide. Bene, oggi a questa chiamata hanno risposto in tanti, e possiamo già dire che l'assemblea prevista a Piazza del Campidoglio probabilmente non ci sarà, e non ci sarà non per volontà delle forze dell'ordine, non per volontà del commissario Tronca, ma perché siamo troppi, siamo già 10.000 in queste strade che ce le riprendiamo e costruiamo passo dopo passo una strada verso il futuro. E siamo 2 milioni in piazza, 2 milioni e mezzo, ultime stime, 3 milioni, della questura, quindi vuol dire che siamo di più, siamo la città intera, siamo 4 milioni in piazza quest'oggi, 5. Regà, aumentiamo a vista d'occhio. E comunque girati e prendi forza. Siamo una cifra per la strada di questa città, Campidoglio. Stiamo arrivando. Inarrestabili, occupiamo Roma e la attraversiamo con i nostri corpi. Vogliamo una... Inarrestabili, occupiamo Roma e la attraversiamo con i nostri corpi. Vogliamo una città in cui i nostri desideri si realizzano negli spazi che liberiamo dall'omofobia, dal sessismo e dal razzismo. E strappiamo la speculazione e la mercificazione. Siamo froce, lesbiche, transessuali, intersessuali. E produciamo una nuova cultura dei diritti, una socialità diversa. Siamo inarrestabili perché inarrestabile è il conflitto contro chi ci sgombera e ci criminalizza. Alla nostra repressione rispondiamo con la nostra ribellione. Nessuna è libera se non siamo tutte libere. Viva l'amore! Contro i loro muri, contro le loro frontiere, contro i loro sgombri, contro i loro sfratti, inarrestabili! C'è uno striscione che scende e che dice che il mare non si trivella, che dice che la terra non si violenta, che dice...
città non si vende! Giù le mani dal mare! Giù le mani dal nostro mare! Adriatico, il Tirreno, il Mar Mediterraneo! Non possono essere una insieme di buchi, buchi! Bucano tutto il mare, esce il petrolio, succede il macello, muore la sirenetta, immaginate la sirenetta, piena di petrolio, tutti noi pieni di petrolio. Anche in buti però. E se non ci pensiamo noi, chi ci pensa alla sirenetta? Sirenetta, una di noi. Ma se giù le mani dal mare, anche giù le mani dall'acqua, giù le mani dalla volontà popolare, che ha detto che l'acqua non può essere privatizzata. E guarda un po', il PD di Matteo Renzi stravolge tutto, ritocca la legge in Parlamento e da domani di nuovo un nuovo attacco all'acqua e ai servizi pubblici partirà. Ma noi oggi qua lo diciamo con il nostro sciome, lo gridiamo a gran voce, ma lo faremo anche con i nostri corpi. Giù le mani dall'acqua, buchi. Comunque il referendum dell'acqua pubblica è stato vinto giù dal basso, spingendo dal basso. Dobbiamo farlo anche per quello delle trivelle, perché lo stanno mutando, stanno zittando tutti. Nessuno sa che si voterà per difendere il nostro mare. Di nuovo dal basso dobbiamo convincere tutti e tutte ad andare a fermare questo scempio. Allora siamo un po' a Piazza del Campidoglio, mi sa che non c'entriamo. Ci avrei una proposta. Andiamo dritti direttamente, che ne so, a Palazzo Chigi a dirlo a Renzi che questa città non si tocca, che non la può commissariare, che non può fare affari e profitti sui nostri diritti, che Roma non si vende, che Roma si difende, che Roma e i territori vogliono decidere sul proprio futuro. Oh, e la mattina del 19 ti svegli con un punto interrogativo, chissà come andrà, e poi iniziano ad arrivare le foto e vedi i bambini della torre che lavorano per il corteo e inizi a pensare forse va bene, e poi arrivi in piazza e inizi a vedere la gente che arriva, le persone, gli uomini, le donne, e dici forse va bene, poi vedi quanti siamo e dici forse va bene, poi guardi le nostre facce, i nostri sguardi, i nostri sorrisi, la nostra forza, e sei sicuro che è andata bene, perché oggi Roma non si vende. Da qui si parte, non un passo indietro, compagni, compagne, non un passo indietro, sorelle, fratelli. Oggi siamo qui per dire ancora una volta giù le mani dall'acqua, giù le mani dai servizi pubblici, giù le mani dalla città. Roma è nostra, non è di chi la vuole vendere, non è di chi ci vuole fare profitti sopra. 5 anni fa 27 milioni di persone hanno detto che dai beni comuni, sui beni comuni non si possono fare profitti, che vogliamo l'acqua pubblica, vogliamo i servizi pubblici, vogliamo la scuola pubblica,
Ora il governo sta rimettendo in discussione tutto questo. Hanno avuto paura di quella grande partecipazione che c'è stata 5 anni fa. E oggi siamo qui per dire che quella partecipazione c'è ancora, quell'energia c'è ancora e sta sfilando per le strade di Roma in questa giornata in cui tutti siamo di nuovo insieme, i lavoratori, gli utenti, chi quei servizi li fa andare avanti e chi li usa tutti i giorni. Prima di venire qua qualcuno è passato a Piramide sotto Acea, sotto la Acea di Caltagirone e ha scritto a lettere cubitali che l'acqua non si vende, lo grideremo ancora per le piazze, per le strade, Roma non si vende e Renzi e la Madia si dovranno arrendere a questa cosa. Gli italiani hanno detto che vogliono i servizi pubblici, che non vogliono le privatizzazioni e se questo non sarà, chi sta al governo non si può più permettere di governare e il ministro Madia si dovrà dimettere perché un pronunciamento di 27 milioni di italiani non può essere calpestato come stanno facendo. A Roma e in tutto il resto d'Italia l'acqua non si vende, vogliamo il pubblico partecipato, non vogliamo il pubblico dei funzionari e dei politici. Vogliamo che le comunità locali possano dire la loro sulla gestione dei beni comuni e sulla gestione dei territori e nei prossimi mesi continueremo a gridarlo fino a che i beni comuni non saranno comuni. Pubblica acqua, pubblica acqua, pubblica. Quello che ci siamo presi è soltanto una piccolissima parte di quello di cui abbiamo bisogno. Senza occupazioni abitative, che ti vorrebbero senza luoghi di difesa di lavoratori, che ti vorrebbero privatizzata. Roma non gli è da retta, perché da oggi noi decidiamo per questa città che rendiamo più ricca, che rendiamo più bella. Roma non si vende. All'altezza dell'imbocco di via Cavour, ma vi rendete conto?
noi abbiamo scommesso su questa giornata, perché tutti i giorni scommettiamo sulla città solidale con i nostri corpi e con le nostre vite. E da oggi decide Roma, decide la città. Roma non si vende, noi la difenderemo coi denti e con le unghie. E ve ne siete accorti che è primavera? Ce ne siamo accorti tutti. Però insieme dobbiamo scusarci, scusiamoci per il ritardo, scusiamoci per aver lasciato la politica in questa città, alle gazzebarie, alle primarie, a chi parlava solo di cemento e speculazione. Scusiamoci, ma avvertiamo tutti quanti che questo lungo inverno è finito. E allora, forse questo corteo è anche troppo breve, ma abbiamo una possibilità, anzi di più, abbiamo domani, abbiamo dopodomani, abbiamo tutti i prossimi giorni in cui continueranno a provare a svendere il patrimonio, proseguiranno con i licenziamenti, continueranno a vendere e comprare tutto, continueranno a dire che i nostri nemici sono i lavoratori e le persone che arrivano da lontano, migranti contro italiani, giovani contro vecchi. E allora guardatevi dietro e respirate a pieni polmoni. Questa è la città che decide, questa è la città che non si spaventa. Quanto sei bella, Roma, quando non ti arrendi. Oh, 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 oh. Se non sarai tu, chi sarà per te? Dal basso la spinta e chi spinge lo sa! E allora arrivano i primi aggiornamenti sui numeri della manifestazione. Signore e signori, siamo 8 milioni in piazza, abbiamo ripopolato Roma che ne sono 3 milioni e ci devono ringraziare per quello che siamo e quello che facciamo. Allora scusate, scusate, non gli date retta, ma la questura dice che siamo 200. Buuuu, riga, io dalla questura mi fido. 200 milioni, no, vero, 200 milioni. Aspetta, perché c'era un appello prima, raga, se trovate su via Cavour un po' di intelligenza di chi governa la città, portatecela al camion, che moglie la portiamo al Campidoglio. Dai, sono 200 milioni allora, ufficiale! Boom! Ci siete anche voi con noi. È la precarietà che ci unisce. Faceva se i bambini fanno il punto però è che quando precari, studenti, disoccupati, gente che si unisce in difesa dei territori, si mette insieme e fa oh, vuol dire che blocchiamo la città, come oggi
in migliaia e ci riprendiamo le strade, ma soprattutto apriamo un discorso pubblico. E questo discorso, questa parola dice: Roma non si vende, Roma si difende, ma soprattutto Roma, questa Roma non si arrende. E quando migliaia di gambe si mettono in marcia, quando migliaia di cuori battono all'unisono, questo è il risultato, una via Cavour piena di gente, una Roma piena di persone che fanno sentire la loro voce, che sono qui per dire che Roma non si vende, la Roma contro le speculazioni, la Roma contro il taglio ai servizi, una Roma qui per riprendersi dal basso diritti, per riprendersi dal basso servizi, per immaginare una vita diversa, una vita dignitosa, una vita fatta di solidarietà, una vita fatta di allegria e di benessere. Questa è la Roma che ci piace, la Roma contro le brutture del pagamento del debito, le brutture della Roma militarizzata, delle guardie ovunque. Questa è la nostra risposta, questa è la risposta che dice forte e chiaro che Roma non si vende, e questo è solo l'inizio, è il primo giorno di un lungo percorso che dal basso vuol riprendersi la città, renderla un posto migliore, cercare di renderla accogliente e a disposizione di tutti e tutte, contro palazzinari, contro politici, contro i buffoni, contro blog, contro qualsiasi cosa sono portatori di razzismo, di crisi, d'austerity e di xenofobia. Questa è la nostra risposta e questo è solo l'inizio. Il treno sta arrivando. Tronca, stiamo arrivando. Oggi queste strade si muovono sulle vibrazioni della musica e delle parole, parlano di difesa e resistenza, di legami solidali e di cooperazione, ma parlano soprattutto in modo differente di un'aria che è cambiata. In queste strade non c'è paura, siamo decisi e determinati ad andare avanti, a muoverci insieme, a riprenderci quello che ci è stato tolto, ed è tanto quando si parla di diritti, di garanzie, quando si deve pagare per ogni cosa, quando non si riesce ad arrivare alla fine del mese. Oggi migliaia di persone qui stanno facendo un discorso, stanno facendo viaggiare la parola su queste vibrazioni. Oggi questa parola dice: un futuro è nostro e ce lo riprendiamo.
Una volta Calvino scrisse che la città prende la sua forma dal deserto a cui si oppone. Beh, questa volta il deserto l'hanno fatto proprio grosso. Per questo oggi abbiamo assunto le mille forme, le forme degli spazi sociali, le forme dei comitati di quartiere, le forme dei comitati per l'acqua pubblica, le forme di chi resiste nelle occupazioni e negli spazi sociali, le forme di chi si batte per un'accoglienza degna, le forme
di chi si batte per i diritti di tutte e tutti. Tronca, ti conviene affacciarti, perché mi sa che oggi sono proprio cazzi tuoi. Stiamo per salire le scale, stiamo arrivando, tronca. Roma non si vende. Non il trap del futuro, sono passata agli anni 30 con un clap brutto. Chiede in me Charlie, c'è le visti che se ne intende di si prende moderno. Così contaminiamo lo swing con l'elettrobet, mentre giù boxe io proprio il mic. Poco prevedere, alto intoccabili, caro alti si smette, fuori tanto il beat. Con il tuo boss come kids fa un grassi. Che ragazzi de basso, che muove le teste, i culi a colpi di basso. Ci credevano morti, credevano che Roma sarebbe stata una città genuflessa davanti ai commissariamenti, davanti ai governi non eletti da nessuno, davanti ai tagli, davanti alle imposizioni. Eppure oggi a migliaia di migliaia ci siamo ripresi il centro della città ed ora saliremo in Campidoglio davanti al Palazzo del Comune, dove un commissario non eletto da nessuno, imposto dal governo, crede di poter decidere sul nostro futuro per un'assemblea, per una grande assemblea che vuole ribadire che a Roma decidiamo noi, decide la città, non decidono i tecnici, la Corte dei Conti, i commissari. Ora lasceremo il camioncino e proseguiremo sulle scale verso il Campidoglio. We'll be right back.
e vattene a casa. Stavo arrivando io, tranquillo. Noi siamo quelli che la città la vivono, quelli che hanno passione per questa città, quelli che la costruiscono ogni giorno. Senti il ritmo, seguilo, passo passo, e vaffanculo! Così la piazza al Campidoglio la riempimo noi con una grande assemblea. Adesso se il camion si sposta da un lato, così lo striscione può proseguire dall'altro e anche il corteo. Regà, siamo tantissimi, sti cazzi dei numeri, siamo tanti, siamo tante, siamo belle e ce l'avremo fatta di Piazza Roma. Comunque Damo siamo 10 milioni, tutto a posto. Tutto a posto. Siamo 200 milioni secondo Repubblica, 300 secondo il Messaggero, 400 secondo sto cazzo. C'è la gazzetta del Bufalotta che dice siamo 500 milioni. Ti è Bufalotta, spacca. Vai, vai là sotto, vai là sotto. Ragazzi, siccome noi credemo nello sport popolare, muove, famo, fa ginnastica. Il camion si è sposta, l'altri salgono tutti le scale, arriviamo al Campidoglio. Adesso non seguite più il camion, adesso ci siamo soltanto noi. Andiamo su, andiamo a romper cazzo a tronca, dai! Ribadiamo che il camion si ferma qua, ma tutto il corteo sale su a Piazza del Campidoglio, perché quello è il nostro obiettivo oggi, che sentano, che vedano chi siamo, quanti siamo e soprattutto quello che abbiamo da dire.